Ciao ragazzi e benvenuti a un nuovo video. Oggi vi presento un nuovo tutorial, però prima di tutto vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i video che pubblicherò. È un'operazione molto veloce, bastano appena 2 secondi, ma per me sarebbe molto importante. Ora via con la sigla. Via. Bene ragazzi, come anticipato, oggi vi presento un nuovo tutorial. Voglio parlarvi di spinning alla spigola e magari iniziare una nuova serie dedicata alle esche utili ad insidiarla a spinning. Poco tempo fa ho pubblicato questo video e se ve lo siete persi vi invito a riprenderlo alla fine di questo episodio. Comunque, in quell'occasione ho parlato del comportamento della spigola, sottolineando come questa sia un predatore opportunista. Infatti, la sua ricerca non può essere affidata al caso, ma ci si deve focalizzare sui punti più prolifici in cui che questa, insomma, che la spigola predilige occupare. Trattandosi infatti di un pesce che non ama lanciarsi all'inseguimento delle sue prede come magari farebbe un pelagico, è molto più probabile trovarla accanto ai tagli di corrente o dietro le grosse risacche. Questo perché sceglie i punti meno influenzati dalle correnti, che sfrutta a suo vantaggio senza esserne investita e quindi senza un grosso dispendio energetico. E quando una preda le passa accanto, magari spinta dalla corrente che non riesce a fronteggiare, la spigola si limita a staccarsi dal fondo e ad afferrarla per poi tornare ad occupare la sua posizione statica. Con queste premesse c'è un altro aspetto che è importante considerare. È possibile intercettare la spigola in tantissimi ambienti, quindi spiagge, porti, scogliere, foci, perfino all'interno dei fiumi che risale alla ricerca inseguendo insomma potenziali prede quali per esempio i cefali. Per questo motivo le esche utili ad insidiarla sono davvero numerosissime e oggi mi limiterò a parlare di quella che diciamo è la più utilizzata quando si cerca la spigola e mi riferisco al minnow. Il minnow è un'esca compatta di dimensioni variabili, dotata di una paletta più o meno pronunciata che gli conferisce un movimento proprio anche con un recupero lineare. Naturalmente, la maggiore o minore dimensione della paletta incide sulla capacità dell'esca di nuotare in modo corretto in condizioni diverse. Quindi maggiore sarà la paletta, più ampia sarà la paletta e l'esca nuoterà con più facilità, sarà in grado di affrontare le forti correnti con più disinvoltura. Viceversa, una paletta più ristretta sicuramente è preferibile in condizioni di mare calmo o comunque poco mosso. Io, quando cerco le spigole con questo tipo di esca, utilizzo artificiali che vanno dai 7 a circa 14 cm in base chiaramente alle condizioni del mare e del vento che mi trovo ad affrontare. Ciò che reputo davvero fondamentale è il recupero, che non deve essere né troppo allegro e né troppo veloce, perché come detto la spigola non ama lanciarsi all'inseguimento delle sue prede, ma le attende il loro passaggio adagiata sul fondo. E quindi un'esca che magari passa molto più lentamente, le passa accanto molto più lentamente, aumenta le possibilità che la spigola appunto sferri il suo attacco.
miseria. Attacco. Eccolo, bellissimo. In questo caso il serra si è comportato esattamente come farebbe una spigola. Un serra si è fiondato sul flugel perché ha atteso appena dietro la risacca il passaggio di una preda. Bene ragazzi, sono riuscito a slamarlo, vediamo se si riprende. Via. Se ne va. Ok. Naturalmente, come ho già anticipato, è possibile insidiare la spigola in tanti ambienti e se si pesca in zone con poco fondale, magari con ostacoli quasi affioranti e non si vuole rinunciare allo scodinzolio di questo tipo di esca del minno, è preferibile scegliere magari esche con palette poco pronunciate. Per esempio, io da circa un anno ho scoperto lo Shallow Assassin 99 Flash Boost, un'esca che ho imparato a conoscere molto rapidamente e che mi ha regalato diverse soddisfazioni con tanti predatori. Proviamo il nuovo Shallow Assassin 99 Flash Boost. Molto bello, eh? Anche questo, come la famiglia Assassin, dotato di AC system, quindi capace di raggiungere distanze impensabili per una taglia così ridotta. E infatti non delude. Lancio davvero molto lungo. L'amato, l'avevo l'amato. L'altra botta.
flash boost. In serra. Flash boost Conquest 842 Vanquish 4000 mhg e si è rotto. Bene ragazzi, prima prova per il flash boost, come si vede in terra lo ha gradito. Conquest 842 Vanquish mhg è un ferrotto che ora provvederò a rilasciare. Vai! Eccolo! Ah, bel pesce questo! Sempre il flash boost, prima prova, primi lanci, subito diverse catture. Stiamo pescando piuttosto light, col Kairiki 0.10, la Spire 0.30 e il flash boost 99. Deve essere preso di lato però. Poi una lecciotta. Una lecciotta. Che bella. Che spettacolo questi pesci ragazzi, che spettacolo, senza farla soffrire troppo, la liberiamo, l'ho già fatto da sola, Conquest 842, Vanquish 4000 mhg, una piccola lecciotta, con il flash boost e ora la rilasciamo. E se ne va. Infine ci sono le forti risacche o la corrente del fiume che si immette in mare, dietro cui la spigola ama nascondersi. In questi casi, perché un'esca possa risultare attrattiva, è necessario che riesca a reggere la corrente senza risultarne investita e quindi trascinata. E quindi una paletta più ampia rappresenta un grande vantaggio. Silent 129 e Violetta. Questa spigola, questo mare di schiuma è ora
lasciamo, via. Bene, io credo di aver messo già troppa carne al fuoco. Se volete, insomma, che questa continui, questa miniserie dedicata alle esche per indirizzate alla spigola, fatemelo sapere nei commenti. Io vi ricordo che in descrizione troverete un po' dei link dei prodotti che utilizzo di solito. Si tratta di uno Shimano Shop, quindi qualora voleste poi acquistarli, sappiate che registrando l'acquisto nella vostra pagina personale del sito Shimano Fish Network godrete del terzo anno di garanzia. Come detto, io spero che questo video vi sia piaciuto e se così è fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere qual è l'approccio che preferite nella pesca alla spigola e se effettivamente il minnow risulta poi essere un'esca talvolta anche decisiva secondo il vostro parere. Condividete il video con chiunque possa essere interessato all'argomento. Naturalmente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo episodio per una nuova avventura di pesca. Ciao!